The Legend of Zelda Twilight Princess. Ok, torniamo sulla terra magari. Ma quando capisco qual è la parte davanti del cannone, ok. Fighissimo il modo in cui torniamo sulla terra e magicamente atterriamo in piedi, anzi no, in acqua. Wow. Prima di andare all'arena dello specchio voglio fare un paio di cosette. Quando sali, ok. Dai, 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 su, su, su. Allora, prima voglio tornare a... Dov'è che erano? Vabbè. Usiamo il teletrasporto. Qua. L'entrata del borgo di Hyrule. Ok, una volta che siamo arrivati qui, entriamo nel borgo di Hyrule. Torniamo a essere umano. Ok. Allora, sono venuto qui per un po' di motivi. Primo, svuotarmi il portarupie. Sì, ho qualche spiccio da darti. Taglio finché non gli ho dato abbastanza rupie. Ok, finiti di dargli i soldi. E voilà, dopo che gli avete dato in totale 1000 rupie, cadrà dal cielo un frammento di cuore. Sono venuto qui anche per un altro motivo, perché sono andato di qua, non lo so, perché infatti devo andare di qua. Or dunque, vi ricordate come ho preso la faretta grande andando qua dentro? Ora che abbiamo l'artiglio X6 o per 6, ognuno dice come vuole, potete fare un nuovo numero per ottenere un altro oggetto. Hey, ti stavo aspettando, amico. Ho preparato un numero speciale per te, un numero della stella. Un giro costa solo 15 rupie. Ci vuoi provare? Perché no? Grazie, amico. Il gioco inizia appena entri nella gabbia. Dacci dentro. Comincia immediatamente. Pronto? Via. Ok. Cazzo, una sola l'ho presa. Quasi finito. Solo quelle due. Preso. Incredibile. Ha eseguito anche questo numero. Sei eccezionale. Sei una stella del firmamento. Ecco qua, un regalo per te. Ha ottenuto la faretra gigante. Può contenere fino a 100 frecce. Congratulazioni, hai ottenuto tutti i primi possibili, quindi potresti anche andartene. Perciò, arrivederci. Allora, ciao. Non tornare più. Ok, ho ottenuto ciò che volevo. Non ho ancora finito le cose da fare qui al borgo. O meglio, al borgo non ho più nient'altro da fare. Però... di fianco al borgo sì, perché... qui c'è qualcosa da prendere con l'artiglio X6. Mi sembra di ricordare.
qua. Ok, dopo essere uscita con la grotta. Ho sbagliato direzione, fantastico. Dimenticate tutto ciò che è successo finora. E andiamo nella parte sud della città. Troppa gente, non posso neanche fare una capriola che per sbaglio parlare con qualcuno. Odio i posti affollati sia nella realtà che nei videogiochi. A meno che non ci sia un videogioco in cui devi fare il kamikaze, allora sì che sarebbe veramente bello. Ma fa niente. Ok, era qua, non a ovest come ho fatto prima, ma voi ve lo sareste dimenticati sicuramente. Lo sarete dimenticati. Fa niente. Appendiamoci. Ci appendiamo lì? Per me è uguale. Attenzione. C'è uno scrigno qui. Non mi ricordo se conta un frammento di cuore o delle rupie. 100 rupie. Ora, mi sa che in questa parte proprio non andiamo avanti con l'avventura. Molto bene. Teletrasportiamoci. Andiamo a raccattare un bel po' di rupie. Umano e chiamiamo Epona. Ah, non ve l'ho mai fatto vedere, però c'è. Si può fare una cosa. Si può parlare a Epona in forma di lupo. Anche se cambi sembianze, io ti riconosco. Link torna presto quello di prima. LOL. La nostra cara Epona ci riconosce anche quando siamo lupi. Wow. Ora bisogna fare una bella stradina. Andiamo a prendere due scrigni con dentro rupie. In uno ci sono 50 e in un altro ci sono 100. Qui c'erano delle rocce da far esplodere con le frecce bomba. Purtroppo mi rincresce dirvelo, però l'ho già fatto perché l'avevo fatto a telecamere spente per un motivo che non so più spiegarvi, perché sarebbe troppo complicato da spiegare. Ovviamente andavo a cercare una cosa, visto che ci ho messo questo tempo, ho tagliato, quindi poi non mi sono ricordato che eccetera eccetera eccetera. Comunque c'è non c'è molto da dire, c'è delle rocce da far esplodere. Con le frecce bomba, vi appendevate, arrivate fin qua. Uccide questo spettro perché io non ho preso perché quel pezzo l'avevo già fatto di giorno. Fantastico. Adesso aprite lo scrigno. Con dentro 50 rupie. Poi. Qui si diventa lupo. Si scava.
Uccidere tutti questi nemici. Tornare a Solomaro. Allora, minchia. I teschi in forma ghiacciata, in forma di fuoco, non li potete colpire direttamente col lupo, credo. Perché, cioè, non avrebbe senso. E potete colpirli o con l'artiglio o con le frecce o con la spada direttamente, se sono vicini a terra. Ecco, quelli è difficile da traghettare perché vola alto. Eccoli. E bisogna scendere per forza. Ole. Scrigno, che è già apparso. LOL. Non c'è neanche bisogno che uccisi tutti. 100 rupie, una rupia arancione. Ok. Un'ultima cosa da fare prima di andare avanti con l'avventura, che in realtà avrei anche potuto fare tantissimo tempo fa, però non mi sono mai ricordato di farlo e non so perché. Andiamo a monte del fiume Zora. Allora, no! Merda! Sbagliato. Che cazzo sto facendo? Torniamo a essere umano. Entriamo qua dentro. No! Fiume Zora. Questo sarebbe il fiume Zora. No? Ciao ciao! Grazie a te ho potuto riprendere la mia attività commerciale. Non ho molto da offrire, ma fa come se fosse a casa tua. E certamente se vuoi usare la barca, dimmelo. Ya! Wow. Vorrei. Questo cos'è? Vabbè. Vorrei usare la barca. Vuoi affittare una barca con una guida per scendere il fiume? Sono 20 rupie, ti interessa? Affitta la barca, va. D'accordo, allora a bordo. Sei tornato? Questa qui sarebbe la seconda volta che ci riprovo, perché la prima non ci ero riuscito. Attento a non sbattere contro una parete, altrimenti diverrà sottratto un punto. Dacci dentro, allora buon viaggio. In cosa consiste questo videogioco? Bisogna usare le frecce esplosive per far esplodere questi cosi. Però come ha detto lei, ogni volta che si va a sbattere si perde un punto. Avevo fatto 23 punti quando bisognava farne 25, maledizione. Qui è impossibile non andare a sbattere, se la barca non gira è impossibile non andare a sbattere. Infatti mi chiedevo perché mi togliessero dei punti. Ok. Gira, 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 ok. Non andare a sbattere, Vindura. Sì. Ognuno di quei cosi rossi vale il doppio. Quindi 2 punti. Gira. Non andare a sbattere, sennò ti picchia Link. Sì, ma la barca ha un minimo di fisica. Sembra che sia attaccata all'acqua come se fosse un magnete. Sì, vabbè, come faccio ad andare di là? Impossibile. Sì, vabbè, ma non vale così, dai. Oh. Io non sono mai stato in barca, però veramente è così difficile girare su una barca. Wow. Ecco, fantastico. Il pelo, che culo. Dai, vai avanti, vieni qua. Ole. Ma
sì, ma ci si mette pure la corre... Oddio, qua è un pezzo difficile. Qui si sbatte un casino. Non credo riesca ad arrivare a 25 punti. Queste sono 19, altri 6 punti dovrei fare, non so neanche quanto manca. Ecco, fantastico. Se riesco a colpire quei tre senza andare a sbattere faccio 25 punti precisi. Sì, vabbè, ma che culo, 25 precisi. Ok. Ora qui si va a tutta dimostrazione della fisica della barca di Link. Guarda, guardate. Scende la cascata. Completamente attaccato all'acqua. Vabbè. Quindi il mio premio? Ottimo lavoro! Grazie. Questa volta discendendo fiume e colpendo i bersagli ho ottenuto un totale di 25 punti. Grazie, il primo cliente che otterrà più di 25 punti vincerà questo premio. Ora un portabombe gigante può contenere il doppio delle bombe di quello normale. La quantità dipende dal tipo di bomba. Passa di nuovo a trovarci, ti aspetto. E la barca magicamente va insieme a lui. Che bello, abbiamo un portabombe gigante, quindi ogni portabombe può contenere il doppio delle bombe. No, vabbè, ho sbagliato. Comunque, io vi saluto qui a... Ci vediamo alla prossima parte di Twilight Princess, anche se non so quanto tempo siamo, perché devo tagliare così tanto che non so quanto tempo siamo. Potremmo essere più di 20 minuti, oppure potremmo essere tipo 22 minuti, anche di più. Quindi, per evitare ulteriori... Ehi, ciao! Ci vediamo alla prossima parte di Legend of Zelda Twilight Princess. Ciao, ragazzi!